Cosa ne pensi che ha vinto Baldur's Gate 3 il premio GOTY? Per me, a mio parere, meritava Alan Wake 2. Allora, sì, cioè nel senso che io sapevo che avrebbe vinto il Game of the Year Baldur's Gate 3, cioè era purtroppo era scontato, e dico purtroppo perché anche io, cioè, sono stata d'accordo in un primo momento, poi ci ho riflettuto e ho detto no, però effettivamente ci sono stati giochi più di valore che effettivamente andavano valorizzati, che potevano vincere il Game of the Year. Avrei sperato, ti dico la verità, non tanto in Alan Wake 2, ma avrei sperato se avesse vinto, cioè di vedere nella lista dei Game of the Year i nominati, come si chiama? Lies of P. Quindi diciamo che sì, Alan Wake 2 anche avrebbe meritato. Magari quello che poteva meritare più in assoluto era Legend of Zelda. Però a livello, cioè il fatto che Alan Wake 2 è stato penalizzato perché, come è successo l'anno scorso con Ragnarok, che purtroppo è uscito tardi e quindi le persone non l'hanno potuto godere, cioè non hanno potuto giocare e godere, diciamo, del gioco appieno, perché è uscito più tardi rispetto poi alla nomination, appunto, che ha avuto e rispetto ad altri giochi. Dicevo, appunto, avrei preferito che ci fosse almeno nelle nomination, non dico che di vincere, che vabbè, sarebbe stato grandioso. Avrei sperato, cioè speravo in un Lies of P. Vabbè, è andata così. Si sapeva che avrebbe vinto Baldur's Gate 3 perché ha fatto tanto tanto chiacchierare, è piaciuto a molti che appunto apprezzano quel genere di giochi. Infatti io non dico che non sia meritato, perché comunque è un genere che se appunto c'è, cioè, il genere piace, quel gioco lì è fatto molto molto bene. Quindi magari meritava. C'erano altri titoli che avrebbero meritato di più rispetto a Baldur's Gate 3, sicuramente. Però comunque è stato fatto un bel lavoro su Baldur's Gate 3. Quindi veramente non so che cosa, cioè dove schierarmi in realtà questa volta più di tutte le altre volte. L'anno scorso che ha vinto Elden Ring, meritatissimo. Poi la anno precedente, non mi ricordo chi ha vinto. Comunque quest'anno c'era più scelta, però hanno messo dei titoli un po' così, un po' tutti ni almeno per quanto mi riguarda. Questo è, poi è molto soggettivo. Dal punto di vista oggettivo, Baldur's Gate 3 per quel genere di gioco è fatto veramente molto bene, quindi magari se la meritava anche la vittoria. A livello di narrativa, di narrazione, di gameplay, non ti so dire perché purtroppo non l'ho giocato, però so che a molti è piaciuto, e quindi magari se a molti è piaciuto vuol dire ci sarà un perché. La vittoria per me la meritava Lies of P, e meritava di essere tra i candidati, perlomeno, se non altro. E su questo poi magari appunto farò un discorso poi a parte dedicato a Game of the Year, tutti quanti che hanno seguito Game of the Year. Io un pochino l'ho seguito ieri notte, poi mi sono addormentata, sono crollata. Ci sono delle uscite carine, di cui già abbiamo adocchiato l'Hellblade 2. Però beh, dobbiamo ancora finire di vedere, quindi poi lo commenteremo magari appunto in un video oppure in una diretta, e commenteremo Game of the Year, che purtroppo abbiamo potuto vedere in parte, ma lo stiamo recuperando.